Il luppolo è una pianta dioica. In settembre è possibile vedere le infiorescenze. Vi ho già fatto vedere le infiorescenze maschili, adesso vi faccio vedere le infiorescenze femminili, che sono queste. Queste sono le infiorescenze pistillifere e sono formate da questi numerosissimi e lunghissimi, perché sono lunghi quasi un centimetro, stigmi. Vedete che andranno proprio a raccogliere il polline per poi procedere con la fecondazione. Ecco qua, ne ho raccolti in diverse fasi per farvele vedere. Qua proprio ne abbiamo uno all'inizio, vedete che ci sono solo gli stigmi e pochissime bratte. Man mano che l'infiorescenza cresce e avviene la fecondazione, le bratte diventano sempre più numerose, si allungano e diventano sempre più cartacee. Quindi questa è la fase 1, diciamo. Man mano che, ecco, crescono e vengono fecondati, questo direi che è la fase 2. Vedete come assume già un pochettino la forma di un cono. Vediamo se riesco a farvene vedere altri, vedete? E poi abbiamo la fase un pochettino finale con la formazione del cono, quando la fecondazione è totalmente avvenuta. Tant'è che se noi prendiamo un cono e lo tagliamo a metà, come ho fatto io, all'ascella di ogni brattea vediamo il semino, vedete? Il frutto. Ecco qua. Ecco. Allora, cosa c'è da dire del luppolo? Tantissime cose. Il luppolo è una pianta che conoscete molto bene perché in primavera sono sicura che ne raccogliete gli apici eduli, che chiamate magari bruscandoli, Loertis, Loertif, sono veramente eccezionali. Il luppolo fa parte delle cannabacee ed è una pianta, quindi facendo parte delle cannabacee, che ha effetti sedativi e rilassanti. Cosa si utilizza per avere questi effetti sedativi e rilassanti? Perché se soffrite di insonnia o un'ansietta lieve, che ovviamente non ha niente di patologico, secondo me vi potrebbe interessare. Allora, per sfruttare gli effetti sedativi si possono usare proprio i coni che vanno raccolti verdi. Quindi prima che diventino cartacei a settembre. Con questi coni potete fare diverse cose. Per prima cosa potete fare degli infusi, quindi essiccarli all'ombra, mi raccomando, e fare degli infusi. Quando volete, magari un infuso serale rilassante. Gli infusi si possono fare anche con le foglie, tutto l'anno, tra l'altro. Le foglie sono anche particolarmente buone da mangiare, secondo me. Ecco qua, non solo però i coni, potete anche fumarli. Infatti io le sto raccogliendo adesso quando sono così, perché ve li proponiamo sempre durante il corso Il Prato che si fuma. È una delle cose che vi proponiamo da provare a fumare in alternativa al tabacco per avere un blando effetto rilassante. E di solito vi piacciono molto, le mettiamo con altre botaniche in maniera tale da creare questo mix molto aromatico che brucia bene e piacevole. Ecco, ma non solo, io ci faccio anche la tintura madre proprio che utilizzo in quelle giornate no, dove ho bisogno di rilassarmi un pochetto. I coni del luppolo sono celebri, conosciutissimi perché vengono legati alla birra. Infatti, vengono utilizzati per aromatizzare la birra, quindi non per fare la birra, ma per aromatizzarla, in quanto conferiscono questo sapore particolarmente amaro, ma particolarmente aromatico, e l'aroma è legato alla presenza di terpeni che tra l'altro conferiscono questo profumo al luppolo che è eccezionale. Ecco. Di solito per fare la birra, quindi chi coltiva luppolo per la birra
pianta solo piante femmine, quindi niente maschi, perché i coni delle piante non fecondate non creano il frutto per prima cosa e sono particolarmente ricche di una polverina gialla che qua non si vede, però ecco, di solito se le spezzate a metà potete notarla, ricchissima di luppolina. E la luppolina è particolarmente ricercata per chi appunto aromatizza la birra. E quindi chi coltiva luppolo per poi venderlo ai birrifici coltiva solo piante femmine di solito, niente maschi. Tra l'altro il luppolo, avendo anche proprietà antibatteriche, si pensa che sia stato proprio aggiunto alla birra non tanto per dargli l'aroma, che comunque non è male perché dà quel tocco eccezionale alla birra, ma proprio per sfruttare le sue proprietà antibatteriche, quindi per aumentare la conservazione di questo fermentato. Ecco, che altro c'è da dire del luppolo? Ah, il luppolo è ricchissimo di sostanze liposolubili. Liposolubili che sono tra l'altro facilmente estraibili con i grassi, in particolar modo l'olio, e quindi con il luppolo, con questi coni, ma anche con le foglie, sempre in settembre potete procedere a fare un oleolito. Ololito a caldo, quindi scaldando l'olio o a bagnomaria su una stufa o lasciandolo vicino a una fonte di calore. E questo oleolito, scusate, sarà particolarmente decontratturante, proprio andrà ad agire sui muscoli. Quindi è un oleolito che è ottimo, ad esempio, per gli sportivi o per chi è un po' incriccato come me e vuole fare un massaggio serale dal marito, ecco. Anzi, è un'ottima scusa perché potete sempre dire sto facendo un esperimento e quindi devi massaggiarmi tutte le sere per vedere se funziona. Donne all'ascolto, mi raccomando, prendete alla lettera questo mio suggerimento. Di farsi fare un massaggio dal marito fa sempre bene. Al di là delle proprietà dell'eolito, eccolo qua. Quindi questi sono i fiori femminili del luppolo. Luppolo che è una pianta veramente fantastica. Direi sicura perché gli studi, pur essendo una cannabacea, le sostanze presenti in questa famiglia, nelle cannabacee, nel luppolo, sono veramente in tracce e quindi la dose eventualmente tossica è molto molto elevata, quindi non si raggiunge mai con le preparazioni casalinghe. Detto questo, comunque, se voi decidiate di intraprendere una terapia fitoterapica, qualsiasi terapia fitoterapica sia, mi raccomando, parlatene con il vostro medico perché solo il medico può stabilire se questa terapia fitoterapica potrebbe andare a interagire con la terapia farmacologica che state prendendo e con il vostro stato di salute. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre che le piante non vanno prese alla leggera, contengono fitocomplessi. Ecco qua, al massimo vi potete limitare a mangiarle. Oppure a riconoscerle e fare un erbario, perché no? Ecco qua, quindi questa è la pianta femmina del luppolo. Tutte le ricette, gli approfondimenti, le date dei corsi le trovate sui nostri canali, sul sito e sui nostri canali social, quindi Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, eccetera. Ecco qua. Humulus lupulus, lupulus, Fabindia cannabacea.